E qui si parlerà stasera appunto dei bandi medicei che regolamentano la caccia, la pesca, l'uccellagione, ma anche l'assetto dei boschi, delle pianure ed anche delle città. Il grande lavoro di Cascio Pratili fatto insieme col professor Zangheri, che è confluito in questi quattro volumi. E anche questo, pubblicato nel 1994, frutto di, penso, decenni di anni di lavoro, di spogli. Di 15 anni di lavoro di spoglio presso l'Archivio di Stato di Firenze e gli altri archivi della legislazione medicea, dal 1485 fino al 1737, ed è tutta una documentazione di grande interesse e di grande rilievo, di cui Cascio Pratili ci presenterà oggi alcuni estratti, quelli più pertinenti proprio all'assetto del territorio. Quindi vedete, ecco, tutto un concentrato di leggi, di bandi che sono importantissime, dalle quali anche scaturisce molta della nostra legislazione attuale dedicata sia all'ambiente che alla tutela delle architetture. Quindi ecco, mi sembrava più che utile dedicare appunto una sezione tematica a questo argomento, anche proprio come polo museale regionale della Toscana, alla quale la villa afferisce. Siamo veramente molto grati, sia personalmente ma anche, ecco, io lo dico da parte del dottor Cascio, perché ci aiutano proprio in questo compito di fare vivere, di animare proprio con la vita della villa, e far sì che appunto, ecco, proprio i visitatori possano, ecco, considerarlo un posto dove si produce cultura, dove ci sono vari tipi di intrattenimenti sempre colti, sempre molto studiati, e le siamo veramente molto grati, e le passo quindi la parola. Grazie Daria. Solo due parole, perché non voglio rubare il tempo al dottor Cascio Pratili, che stasera ci presenterà un argomento interessantissimo. Sì, io sono il presidente dell'associazione Amici della Villa di Cerreto Guidi, ma dietro di me ovviamente ci sono diverse persone che lavorano, e siamo tutti animati da un grande amore per questo luogo. Quindi vi aspettiamo alle nostre cene, vi aspettiamo alle nostre conferenze, e ci fa veramente piacere tutte le volte che vorrete venire di avervi con noi. Grazie. Allora passo la parola al dottor Cascio Pratili, già ricercatore del CNR e studioso. Noi oggi intendiamo con la parola ambiente, nella sua globalità, lo spazio che circonda le creature che vi sono comprese e comprende a sua volta i manufatti artificiali dell'uomo. Questa visione globale che noi abbiamo mancava al legislatore toscano, come mancava nei secoli XVI e XVII a tutti i legislatori europei. Perché? Perché il concetto di ambiente nella sua globalità esulava dagli interessi politici del tempo. Ciò non toglie che l'ambiente fosse perfettamente tutelato. Se faccio un esempio, per esempio, prendiamo un mosaico. Noi oggi guardiamo direttamente la figura rappresentata nel mosaico, e solo in un secondo tempo potremmo passare ad analizzare le singole piastrelle. Il legislatore medicio non si interessava assolutamente del disegno del mosaico, si interessava totalmente delle singole piastrelle, ma interessandosi di tutte veniva automaticamente a tutelare anche il disegno generale, cioè nel nostro caso l'ambiente. E così il legislatore medicio si interessa specificamente delle cime dei monti, delle pianure coltivate, delle miniere, delle cave, delle torbiere, dei laghi, dei fiumi, della caccia, della pesca, dell'uccellagione, cioè tutto quello che noi chiamiamo ambiente lui se ne interessa puntualmente, ma alla fine arriva anche lui a una tutela dell'ambiente nella sua generalità. La nostra ricerca ha dei confini territoriali e cronologici. Territoriali in quanto ci riferiamo alla Toscana medicea, che è leggermente inferiore per estensione a quella che è l'attuale regione toscana, perché non vi era compresa né la Repubblica di Lucca, né il Marchesato di Massa, né il Ducato, poi Principato di Carrara,
né il Principato di Piombino né lo Stato dei Presidi, governato dalla Spagna e che occupava alcune isole dell'arcipelago toscano, più nel territorio fermo la cittadina di Orbetello. Ma c'erano anche altri scogli alla diffusione della legislazione medicea. Specie Cosimo I, quando viene eletto Granduca, quando viene eletto Duca della Repubblica di Firenze, si trova di fronte a sé una realtà che di circa 30 feudi che assolutamente costituivano uno Stato nello Stato, dove era difficilissimo far entrare la legislazione medicea efficiente e operante. Quindi il problema veniva a essere di limitare l'efficienza, la potenza, l'autonomia, la vera e propria indipendenza di questi feudi. E Cosimo I ci riuscirà parzialmente, perché da 30 iniziali, alla fine del suo ducato, poi granducato, ce ne saranno solo 10 operanti in Toscana. I limiti cronologici sono quelli del Principato Mediceo, che vanno dall'elezione del Duca Alessandro nel 1532 fino alla morte di Gian Gastone nel 1737. Nella ricerca che io ho condotto insieme al professor Zangari, titolare della prima cattedra di storia dell'architettura, noi abbiamo preso in considerazione in 15 anni circa 2000 testi manoscritti e a stampa, li abbiamo trascritti e abbiamo fatto un'edizione esaustiva di tutte le leggi medicee promulgate in Toscana dalla fine del 400 per il primo quarto del 700. Si tratta di 630 bandi e 85 cosiddetti bandi di pietra, cioè le lapidi apposte nelle strade, nei canti, nelle piazze fiorentine, che ricordavano al passante le pene che ci fossero state se avesse fatto brutture o se avesse fatto schiamazzi o si fosse comportato contro le regole del buon costume. I testi sono stati pubblicati in due volumi a stampa, cui è seguito un volume con gli indici e un volume di commenti. Ultimo è uscito un glossario con 2500 parole che ha potuto recuperare 21 parole sconosciute a tutti i lessici italiani e una trentina di parole di cui è stata fornita la documentazione potendola arretrare di almeno 100 anni su quella nota e una serie di parole scritte con varianti grafiche interessantissime. Mi dilungo un attimo, poi entrerò più nell'argomento. Le magistrature toscane hanno ognuna un proprio segretario che scrive i testi dettati dal collegio. Questi segretari sono di cultura media, quindi conoscono le parole che hanno scritto nella poesia Dante, Petrarca, Boccaccio, il Cavalcanti, il Sacchetti, ma non conoscono come si scrivono le parole burocratiche, quelle che nella poesia non ci sono. Quindi quando si trovano di fronte a delle parole a loro ignote non sanno come scrivere in certi casi. C'è l'esempio tipico, un esempio che posso portare, i bandi parlano a un certo punto che è proibita della caccia col bucine e col bue. Era un tipo di caccia che si faceva da povera gente generalmente di notte, in cui in gruppi di 6-7 persone con i campanacci e guidati da un uomo che indossava una testa di bue molto rozza fatta di panni o di stracci o di legno, in modo da spaventare gli uccelli e dirigerli verso una rete a imbuto che si chiamava appunto bucine. Allora la caccia col bucine e col bue è proibita. Il povero amanuense, quando deve scrivere bucine, non sa cosa fare e non sa come scriverlo. E allora abbiamo le varianti, qualcuno scrive bucine correttamente, qualcuno scrive buscine, qualcuno scrive buccine con la doppia C e l'H, qualcuno scrive buccine, buscine, bucine e buchine, perché non sanno come scrivere la parola. Allora abbiamo per curiosità raccolto anche queste varianti grafiche. Delle parole nuove ce n'è qualcuna che trovo particolarmente interessante. Una parola sconosciuta a tutti i lessici italiani, qui documentata, è la parola riappesciare. C'è un fiume e un lago in cui dei pesci sono morti per una moria generale e allora il legislatore dà l'ordine di riappesciare, cioè ripopolare di pesci il lago o il fiume. E così abbiamo sgarapesce, che c'era una sorta di quercia
la Quercus orientalis, che emetteva una specie di escrescenza leggerissima, palline, che buttata nell'acqua chiamava alla superficie i pesci. E questa galla di Levante, era la parola corretta italiana, viene anche chiamata più volte nel Bandi Medicei sgarapesce. La motivazione principe che portava il legislatore Medicei a tutelare l'ambiente era prima di tutto di carattere non ecologico ma politico. La cosa più importante per un principe del Rinascimento era quello di avere, visto nell'ambito della politica di eccellenza dei principi italiani, era quello di avere una città importante, bella. La diatriba che si ha per tanti decenni tra il Duca di Ferrara e il Duca di Firenze su chi abbia la città più bella non è uno sfoggio soltanto per dire sì, la mia città è più bella della tua, perché la città che si presenta come bella e ordinata è l'espressione esternata e tangibile della potenza del Duca. Perché ognuno ci teneva ad avere questa città così bella? Perché tra i principi italiani c'era una sorta di gerarchia che si esprimeva con l'ordine con cui i vari ambasciatori venivano ricevuti dal Papa o dal Pontefice, dal Papa o dall'Imperatore. Ora, nella gerarchia dei principi italiani, primo indiscusso veniva il re di Napoli e seconda indiscussa la Repubblica di Venezia. Il problema si poneva per il terzo posto, a cui ambivano il Duca di Savoia, il Duca di Mantova, il Duca di Ferrara e il Duca di Firenze. Dopo tante diatribe la spunta il Duca di Firenze. Da un lato perché ottiene il titolo di Granduca, lui aveva chiesto il titolo di Arciduca, come saprete, ma si era opposto l'imperatore perché era il titolo che spettava all'erede al trono imperiale. Allora viene creato a tavolino questo titolo di Granduca, che è più di Duca, quindi in questo senso Cosimo supera gli altri duchi italiani, ma meno di Granduca, quindi non disturba l'imperatore. Ma la cosa più importante del titolo di Granduca è che per la prima volta, fino a quel momento, Cosimo era stato eletto nel 1537 Duca della Repubblica di Firenze e poi nel 1557, dopo l'annessione della Repubblica di Siena, era stato eletto Duca di Siena. Però lui aveva sotto di sé due stati assolutamente distinti, non c'era una unità territoriale, tanto che anche sotto Cosimo, per passare da Siena, chiamato lo Stato Nuovo, a Firenze, chiamato lo Stato Vecchio, o viceversa, ci voleva pur sempre il passaporto. Ed era impensabile, ma teoricamente possibile, che ancora entrassero in guerra. Erano due stati assolutamente distinti, perché lui aveva due titoli separati, titolo Duca di Firenze, della Repubblica di Firenze e Duca di Siena. Con il titolo di Granduca, per la prima volta, si unifica, si ha una unitarietà territoriale, perché viene nominato Granduca non più di Firenze o di Siena, ma di Toscana. E qui comincia veramente il momento vincente del Granducato Mediceo. Cosimo allora ha interesse che la città si presenti come bella. Uno dei motivi, lo dice la legge del 1551, è che il forestiero abbagliato dalla bellezza degli edifici si distragga e non noti la povertà della gente che cammina per le strade. Ricordiamoci che in questo periodo l'80%, 82-83% delle persone sono considerate povere. Allora l'edificio abbagliante certifica la potenza del principe e distrae l'occhio dalla povertà che si può vedere nelle strade. E si comincia subito con la fabbrica dei magistrati, che poi chiamata poi Uffizi, con le fondamenta dell'edificio che era nato per accogliere il Santo Sepolcro di Gerusalemme, poi fallite le trattative col sultano, viene trasformato in cappella medicea per i membri, per seppellirvi i membri della famiglia granducale. Emette per la prima volta un decreto con cui per la prima volta in Europa le strade cittadine verranno illuminate di notte, anche se demanda ai privati questa illuminazione, cioè con una legge del 1539, cioè appena eletto, praticamente a un anno dall'elezione, Cosimo I impone a tutti i proprietari di case nella città di Firenze che abbiano finestre che si affacciano sulle strade pubbliche, ad ogni finestra per tutta la notte tenere il lume acceso. Perché questo accorgimento? Perché Firenze alla metà del Cinquecento aveva una triste fama in Europa. Era la città europea
dove di notte si consumavano più omicidi. Allora Cosimo cerca, da un lato vengono ampliati i tabernacoli, perché si pensava che la vista di un tabernacolo potesse frenare una mano omicida. Dall'altro viene dato ordine a tutti i proprietari, con le finestre prospicienti sulle strade, di tenere a loro spese il lume acceso. Nel corso del Settecento poi questa illuminazione piano piano diventerà competenza statale, ci si sostituirà ai privati. Poi la città, perché fosse efficiente, sempre in vista di questa politica di eccellenza del principe, viene suddivisa in diverse aree. E quindi abbiamo prima di tutto l'area per i mercati, la quale è suddivisa a loro volta in aree secondo la tipologia delle merci che vi vengono vendute. Poi c'è il ghetto per gli ebrei, nella città dominante di Firenze e nella città di Livorno. C'è l'elenco, 6 o 7 in tutto a Firenze, delle strade dove possono abitare le meretrici, che le meretrici potevano abitare solo in certe strade e non in altre. E poi c'è l'elenco delle strade, anche queste 6 o 7, in cui si potevano solo lì fare dei giochi rumorosi o tumultuosi. La politica della bellezza della città coincide anche con la tutela della proprietà privata. C'è una legge del 51 che obbliga sempre ai fini della bellezza della città, obbliga tutti i cittadini che hanno case con sporti, per sporto si intendeva quella gettatura che al primo piano amplifica il primo piano stesso e viene in fuori dalla linea verticale della facciata, ritenendo che fosse una bruttura estetica, Cosimo I obbliga tutti i proprietari di sporti di abbatterli entro un anno e di sostituirli con una facciata lineare, in modo che, come dice la legge, le case si potessero vedere tutte per un filo. Vengono lasciati in essere solo quei 30 sporti che tuttora si vedono in Firenze, che sono stati riconosciuti all'epoca non essere una bruttura cittadina. Ancora, sempre ai fini della magnificenza della città, vengono autorizzati i proprietari di palazzi a poter comprare le case adiacenti per poter ampliare il loro palazzo, anche contro la volontà dei rispettivi proprietari. Quindi veniva fatta un'espropriazione forzosa, in cui l'appartamento espropriato veniva pagato del 10% in più del valore di commercio, accertato da una commissione, e il proprietario del palazzo conglobava anche la casa accanto. Le magistrature sono tante, le magistrature preposte all'ambiente. Solo la città di Firenze ne ha circa una trentina. Il problema è che queste magistrature dovevano essere efficienti, ma non troppo, perché se fossero state troppo efficienti avrebbero poi rubato certi poteri al principe, che già all'inizio era debole la sua posizione, perché non era, come fu poi duca di Siena, non era duca di Firenze Cosimo, era duca della Repubblica Fiorentina. Quindi aveva un margine di discrezionalità che restava in mano alle magistrature della vecchia Repubblica. Questo un primo tentativo di togliere potere alla magistratura più potente fiorentina, quella dei capitani di parte, era stato già fatto nel marzo del 1513, quando il cardinale Giovanni de' Medici, eletto papa col nome di Leone X, una delle prime cose che fa, manda una lettera a suo nipote Lorenzo, duca d'Urbino, che lui vuol fare signore di Firenze, però teme, perché vengono in quel mese eletti i nuovi i capitani di parte e la magistratura è molto potente. Era stata creata questa magistratura nel 1267 ed era stata dotata del patrimonio di un terzo dei beni sottratti a tutti i ghibellini, quindi era una sorta di Stato nello Stato, tanto che qualunque cittadino nominato dal duca o da un collegio entrasse in una pubblica amministrazione fiorentina non poteva entrarvi se non aveva l'autorizzazione, questo anche sotto Cosimo I, della magistratura dei capitani di parte. Allora cosa fa Leone X? Scrive questa lettera al nipote Lorenzo, duca d'Urbino, non so se la ritrovo. Tu devi introdurre uomini fedeli e animosi
dove non accade molta sufficienza, cioè sufficienza competenza della materia, vuol dire. Tu devi introdurre uomini animosi dove non accade molta sufficienza se non in uno o due capi. E seppure a prece di qualcuno fossi costretto a mettervi qualcuno non ben chiaro né tuo, abbi l'occhio che quel tale non sia di molto ingegno. Cioè, in poche parole, le persone che fossero entrate a far parte della massima magistratura fiorentina sotto, ancora nel periodo repubblicano, dovevano, per i membri di Casa Medici, essere poco intelligenti, poco competenti della materia e pavide. Se non avessero avuto questi tre requisiti, non si sarebbero dovuti far entrare nel novero dei capitani di parte. Evidentemente queste direttive non bastano, perché ancora Cosimo I nel 1549 si preoccupa della potenza di questa magistratura e allora cerca di smantellarla aggirando il problema da un'altra parte, lodando in una legge la potenza e l'importanza della magistratura dei nove, dei capitani di parte, e lodando l'operato di una magistratura minore, soprattutto tecnica, che era quella degli ufficiali di torre. Torre è per antonomasia, sta per indicare la fortificazione militare per antonomasia. Il compito degli ufficiali di torre era quello di dare le autorizzazioni per la costruzione di nuove fortezze e il controllo sulla gestione delle fortezze esistenti, però era una magistratura esclusivamente tecnica. Cosimo I, lodando le due magistrature, dice delle vuole potenziare, le unifica in una sola magistratura che prende il nome di nuovi capitani di parte. Questa nuova magistratura, in questo passaggio, il patrimonio immenso dei capitani di parte finisce nelle casse granducali e i capitani vengono praticamente esautorati di tutto il loro potere politico. Da questo momento non rilasciano più certificazioni, per esempio, ma acquistano quelle che a Cosimo non interessavano proprio politicamente, cioè acquista questo potere tecnico, ma non più politico. Nelle campagne, la città di Firenze come dominante e le ex città dominanti di Pistoia e di Pisa avevano una giurisdizione che si estendeva oltre le mura cittadine, cioè c'era un territorio che prendeva nome, era suddistinto in due fasce. La prima fascia, quella più vicina alle mura, prendeva nome di contado, e la seconda, più lontana dalle mura, prendeva il nome di distretto. La distinzione tra il contado e il distretto non è geografica tanto, ma ancora una volta politica, soprattutto giuridica, perché il distretto era più lontano dalla città e quindi aveva una pressione fiscale minore ed aveva delle proprie piccole magistrature che permettevano una certa autonomia, che invece non aveva il contado. Ora, in particolare, la città di Pistoia, distretto prende nome e si suddivide in montagna alta e montagna bassa. La montagna alta è quella che va dalla cima del monte fino a mezzo miglio scendendo e ha una tutela particolarissima. I boschi vengono tutelati perché si ritiene, come dice una legge del 65, si ritiene che siano un polmone importante per la produzione dell'ossigeno nelle città e che nello stesso tempo riparino la città dai venti perniciosi. Allora, cosa succede? Il legislatore Medicio tutela fortissimamente l'esistenza dei boschi e dà una definizione giuridica di bosco che coincide normalmente con l'idea che di bosco ha il comune uomo della strada. Per il legislatore Medicio, per potersi parlare di bosco, bisogna che si tratti di un raggruppamento di alberi magistrali, cioè albero magistrale da lavoro veniva ritenuto quello che avesse una circonferenza pari ad almeno 70 centimetri, e che questi alberi raggruppati tra loro occupino uno spazio minimo di uno staioro. Ora ci volevano 5,87 staiora per fare un ettaro, quindi si poteva parlare di bosco solo se il raggruppamento di alberi avesse
un'estensione di almeno 1700 metri quadri. Perché era così importante sapere se si trattasse di un bosco o no? Perché i boschi avevano una tutela così forte che c'erano delle pene severissime per chi, per esempio, diserbasse o togliesse degli sterpi dal bosco stesso, o peggio ancora, vi piantasse qualcosa che assomigliasse a una cultura. In poche parole, se uno piantava poche rape o poche zucche in un bosco, la pena era veramente spropositata, perché era per la prima volta di 200 ducati d'oro, una cifra corrispondente a più di 20.000 euro di oggi, e 3 anni di galera. La seconda volta 400 ducati d'oro e la galera senza limite fino alla morte inclusive. Quindi cosa poteva succedere? Siccome poi c'era una corresponsabilità, in quanto se uno non avesse pagato i ducati d'oro, non fosse stato in condizione di pagarli, la pena subentrava nel pagamento della pena il fratello per il fratello per la sorella, il genitore per il figlio e il figlio per il padre, in modo che uno si trovava in casa tranquillo e beato, venivano i bargelli ad arrestarlo e chiedeva ma perché? E gli potevano rispondere perché tuo fratello ha piantato delle zucche in un bosco. E questa era la realtà. Allora, nella tutela dei boschi pistoiesi, la montagna alta riceve una tutela ancora maggiore. Prima di tutto, la montagna bassa resta sempre governata dal commissario di Pistoia, mentre la montagna alta ha un proprio giudice. Ma la cosa più sorprendente è che per la montagna alta abbiamo una definizione di bosco che non corrisponde con quella di bosco del comune uomo della strada, ma è una definizione iuris et de iure. Cioè, tutti gli alberi insistenti sulla cima dei colli o dei monti pistoiesi sono per definizione facente parte di un bosco, anche se l'albero è isolato. Per cui in questo caso non si può piantare una zucca nemmeno sotto un albero isolato, se nella montagna alta di Pistoia, che ripeto va dalla cima fino al mezzo miglio verso la riva. La tutela dei boschi comprende anche gli animali che vi si trovano, sempre come difesa del diritto di proprietà, perché gli animali vengono considerati di proprietà del proprietario del terreno. Le regole sulla caccia e sulla pesca sono ferree, e soprattutto quando Francesco I entra a essere Gran Principe ereditario nel 1564, come principe reggente, egli si trova una realtà per cui l'8-9% del territorio toscano era sottoposto a bandita, in tutte le altre parti qualunque cittadino poteva cacciare liberamente, e questa è la situazione mantenuta più o meno da Francesco I. Quando invece subentra al fratello Ferdinando, è vero che lui fa più leggi, come notano molti storici, del fratello Francesco, però tutte le leggi di Ferdinando, quasi tutte, sono ampiamente di bandite. Per cui alla morte di Ferdinando nel 1609, il territorio toscano soggetto a bandita sarà più del 90%. Quindi le popolazioni povere, che sono la maggioranza della popolazione toscana, non hanno con molta difficoltà la possibilità di sfamarsi con qualche pesce o con qualche lepre. Ma la cosa si fa sempre più difficile. Cominciano col pescare questi poveri contadini a riva dei laghetti o dei fiumi il pesce con l'amo, e allora puntuale viene la prima legge: è proibito pescare con l'amo. E allora i contadini cosa fanno? Prendono delle reticelle e pescano con le reticelle, e viene la legge: è proibito pescare con le reticelle. Allora prendono la galla di levante, di cui vi ho chiamato prima, e la buttano, i pesci vengono all'aria e con una polvere che intorbida le acque stordiscono i pesci e riescono bene o male a prenderli con le mani. Viene la legge: proibito prendere i pesci anche con le mani. E allora cosa fanno? Prendono la barchetta per i laghi, vanno in mezzo al lago, proibito prendere i pesci in barchetta. L'ultima speranza, ma viene frustrata anche questa, questi poveri contadini affamati
prendono una canna lunga 5-6 metri, in cima ci innestano un archibugio con un filo, in modo che loro buttano la galla di levante, con una canna la spingono a 7-8 metri dalla riva. Quando i pesci affiorano, da questo archibugio, che veniva chiamato archibugio in asta, sparano tirando il grilletto col filo e poi con una canna cercano di portare i pesci a riva. Purtroppo viene anche qui la legge immediata, vietato cacciare i pesci con l'archibugio in asta. Quindi la caccia è teoricamente libera in Toscana, tranne che nei territori banditi. I territori banditi, a partire da Ferdinando, sono più del 90%, e in quelli non banditi è proibito comunque cacciare gli animali di pregio, perché è proibito cacciare cinghiali, lepri, starne, i gamberi di fiume, che erano ritenuti una prelibatezza all'epoca. E i pesci non si possono praticamente più prendere. Quindi questa povera cittadinanza, cosa gli resta da fare? Tentare di andare a caccia senza farsi riconoscere dai bargelli. E allora si travestono. Quindi si ordinano o si fanno in casa delle pance finte, barbe finte, parrucche, in modo che entrando nel bosco le guardie non le riconoscono e non li possano denunziare. Allora viene la legge, anche qui, proibito entrare nei boschi travestiti con parrucche, con barbe finte, con pance finte. E allora cosa fanno? Non si travestono più, portano il fucile scarico con un'altra persona che magari compiacente portava le munizioni da un'altra parte del bosco, e con i cani. E allora viene la legge, proibito entrare nei boschi con i fucili anche scarichi, proibito portare munizioni, proibito portare cani, a meno che non ci sia un accorgimento. Questi cani dovevano avere, per poter entrare nel bosco, un randello lungo almeno un metro attaccato al collo, in maniera che, strascicando a terra, impedisse al cane di correre velocemente. E solo in questo modo il cane poteva essere introdotto nel bosco. Quindi sono tutti escamotage dove la privata proprietà prevale sui diritti anche della vita umana, perché se pensiamo, insomma, un disgraziato che pianta una zucca in un bosco e rischia veramente la condanna a morte. Queste condanne in realtà non erano così dell'ordine del giorno, perché per fortuna tutta l'applicazione delle leggi viene demandata al giudice. Il giudice ha una discrezionalità nell'applicazione della legge. E no, almeno per quanto so io, non mi è risultato dai documenti che ho consultato che mai sia stato mandato a morte una persona perché avesse piantato una zucca nel bosco, ma teoricamente così era la legge. Io, tutto sommato, se volete farmi delle domande, perché la materia è vastissima, ho parlato della millesima parte della materia stessa, se mi fate delle domande, che spero di potervi rispondere volentieri. Ma gli uccelli, c'erano i modi proibiti di cacciare gli uccelli, tra i più comuni c'era la stiaccia. C'è un marchingegno formato di tre pietre, cioè due pietre in verticale e una pietra in orizzontale pesante e grossa, messa in bilico tale, e sotto veniva messo del becchime, che quando l'uccellino si avvicinava la pietra sopra cadeva e lo schiacciava. Poi era proibito prendere gli uccelli con il vischio, cioè venivano fatta una colla con il vischio che veniva messa nei rami, l'uccellino restava prigioniero e poi lo andavano a prendere. Un modo tipico invece ammesso, anche perché era soltanto fatto tutto sommato dalle persone abbastanza ricche e quindi possidenti terrieri, era quello dei fantocci. Cosa succedeva? Che nei capanni di caccia, piano piano, era sempre più difficile cacciare, perché gli uccellini li identificavano e quindi si allontanavano da questi capanni da cui veniva sparata la morte. Allora venivano tagliati degli alberelli, appunto si diceva a fantoccio, cioè normalmente era del bosso, soprattutto del bosso, anche dei cipressetti, che venivano tagliati lasciando la testa rotonda, in modo che mettendoli uno accanto all'altro formassero una specie di siepe. Questi alberelli venivano montati su una gabbia di ferro a quattro ruote in cui c'entravano non più di due persone.
però restavano queste persone completamente coperte dagli alberelli. Dentro vi si mettevano anche due o tre gabbie con uccellini da richiamo e venivano questi chiamati fantocci disposti nel bosco in piccole radure distanti dai capanni, già gli uccelli fuggivano, quindi a questi non erano preparati e di lì potevano sparare e prendere gli uccelli stessi. Oppure venivano sempre un tipo di caccia proibita, venivano fatti degli spiazzi in cui gli uccelli tutti insieme si raggruppavano e gli sparavano sul mucchio e li prendevano. In genere venivano proibite le cacce, e la caccia con una delle più usate per il cinghiale è la caccia con le file, per esempio, però anche la legge interviene, la caccia delle file è ammessa per fila, ora vi dirò di che si tratta, era ammessa da parte del proprietario del terreno. Erano una fila di cacciatori che con campanacci doveva spaventare i cinghiali. La fila però non poteva per legge superare il numero delle 22 persone. E i cinghiali spaventati si ritiravano e venivano a cadere in un'altra fila di persone armate di archibugi che li uccidevano. E allora per evitare stragi troppo grandi, siccome si facevano file anche di 50 e 60 persone, la legge limita il numero delle file a 22 come massimo. Sì, sì, perché si tutelava la purità dell'aria, specie nelle città. Ora, la purità dell'aria rischiava di essere infettata da due cose principalmente: dai setaioli che buttavano all'inizio i letti dei bacchi da seta con gli escrementi dei bacchi nelle strade cittadine. Questo viene proibito violentemente, per cui i setaioli stessi possono buttare i letti dei loro bachi soltanto dal ponte Santa Trinita dal lato verso Pisa, in modo che non invadano la cittadinanza fiorentina. E ugualmente per i beccai, cioè i macellai, per legge i macellai devono usare dei bigoncioni coperchiati, di cui la legge dà anche le dimensioni, grosso modo alti un metro l'uno con un diametro di una settantina di centimetri. I resti allora della carne macellate potevano essere trasportate in città solo in questi bigoncioni coperchiati, e il contenuto, come il letto dei bacchi da seta, o giù dal ponte Santa Trinità, sempre dal lato di Pisa, oppure sotterrati fuori delle mura cittadine. Questo si dice proprio per tutelare la purità dell'aria nelle città. Sembra ci siano anche delle iscrizioni queste proprio. È possibile. Ancora la iscrizione ancora. Le lapidi sono messe per tenere pulita la città sostanzialmente. Per esempio ci sono un paio di lapidi che evidentemente c'era un barroccino sotto che vendeva i cocomeri, che vietano di buttare le bucce di cocomeri per la strada. Sì, 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 certo, sono anche quelle, le brutture si chiamavano. Le brutture sono per legge proibite, c'è una multa salatissima. Però, insomma, teniamo presente, le strade non erano asfaltate per la maggior parte. Quindi, sì. No, e si dovevano le sporcizie si seppellivano fuori città o si buttavano dal ponte. Questi erano i due modi di... Sì. Un bando durava finché non c'era un altro bando che regolava quella materia in maniera nuova. Sì. È tutta una materia interessantissima, penso le domande sarebbero forse, gli argomenti sono tantissimi proprio, guarda. Beh, poi c'è tutto anche la lista di Ferdinando sugli artisti, quello forse non era un bando vero e proprio, sugli artisti che non potevano lasciare il Granducato, le opere di artisti. Ecco, forse quello non è un bando, è una lista dell'Accademia delle Arti del Disegno dove si dà già un'indicazione degli artisti che dovevano rimanere all'interno del Granducato, tra cui c'è Andrea del Sarto, Raffaello. Perché non è non è tutela dell'ambiente, insomma, ecco una cosa che ovviamente come storici dell'arte
proprio antesignano a tutti i provvedimenti di tutela. Comunque è un argomento veramente di grande interesse, che poi abbraccia tanti aspetti sociali e linguistici. Proprio interessantissima la questione anche proprio sul bucine, questo è veramente di grande interesse. Dunque, il bosco interessa al legislatore medicio soprattutto quando si tratta di alberi, come lui chiama, da magistero o da lavoro, cioè che sono quegli alberi che sono tutelati perché i tronchi devono servire per la regia flotta, per i palazzi pubblici e privati, per i forni delle ferriere di Volterra e per i forni che servivano anche delle saline di Volterra. Quindi questi sono i boschi per i quali c'è anche la pena di morte se teoricamente si pianta una zucca dentro questi boschi qui. Gli altri tipi di alberi sono tutelati singolarmente, ma non in quanto bosco, se il legislatore ha un interesse specifico. Per esempio, cioè, sono pene gravissime per chi raccoglie e vende pinoli. I pinoli sono di proprietà granducale, che può darli solo in appalto alle famiglie che il Granduca decide, ma nessuno può toccare un pinolo. È rigorosissima la tutela dei pinoli. Mentre non interessano al legislatore, gli unici alberi che sono veramente liberi nel taglio sono i ciliegi, i susini, i peschi, cioè gli alberi da frutto. Quelli non interessano, perché è quello che interessa al legislatore è il legno. È il legno, sì. Le castagne sono tutelate, i castagni reggiolani, così chiamati, una varietà di castagno, e viene tutelato, ma non in maniera così grave come i pinoli o gli alberi d'alto fusto. Dunque, poteva legnare, cioè raccogliere solo quegli sterpi che fossero caduti naturalmente dagli alberi. Non potevano tagliare un albero né i suoi rami. Se un proprietario terriero pensasse che un albero fosse da tagliare o gli faceva utile tagliarlo, visto che era il proprietario, doveva comunque chiamare i capitani di parte o gli ufficiali dei fiumi, dipende dalla città. Pistoia c'ha gli ufficiali di fiume e strade, e Pisa c'ha gli ufficiali dei fossi, ogni città ha la sua magistratura. Doveva chiamare la magistratura competente, doveva pagare il doppio del valore dell'albero e al posto dell'albero tagliato ripiantarne un altro, in cui doveva, sotto sua personale responsabilità, per 7 anni controllare che il virgulto crescesse fino a diventare un alberello, e poi lo poteva solo allora lasciare alla sua sorte. Sì, dunque c'era una magistratura, gli ufficiali dei fiumi, che detti anche i cavalcanti, perché 2 volte all'anno dovevano, all'inizio della primavera e all'inizio dell'autunno, recarsi in tutti i posti dello Stato Vecchio di Firenze, dalle città alle campagne, controllare i confini dello Stato se fossero stati alterati. Avevano con sé un segretario chiamato aiuto, che poteva essere anche un ingegnere, che faceva un referto dei luoghi danneggiati o delle piante danneggiate, e al referto doveva essere allegato per legge un disegno chiamato schizzo. Questi cavalcanti quindi dovevano 2 volte all'anno perlustrare a cavallo tutti i posti dello Stato Vecchio di Firenze, fare questo rescritto, fare questo schizzo e questa dichiarazione del perito, dopodiché il sindaco della città entro pochi giorni mandava a fare l'intervento. Quindi vengono tutelati, ma non hanno una tutela particolare. Tutela particolare semmai ce l'hanno di più i vini, perché vengono proprio il marchio, ai primi del Settecento viene tutelato il marchio Chianti, il marchio Pomino e il marchio da Valdarno di Sopra per lo Stato Nuovo Vecchio di Firenze.
mentre per lo Stato Nuovo di Pisa viene di Siena viene tutelato il marchio di Montepulciano. Dov'è allora? C'erano già evidentemente le pinete, vengono bene menzionate la pianeta, sicuramente erano molto meno estese come lo sono oggi. Sì. No, no, 500, registro penale del 600, metà 600. Ma dove erano le pinete? E loro fanno riferimento alle pinete maremmane. Non te lo so. Dicevo, quelle che poi sono diventate foreste demaniali, tipo la Dolorosa, tipo Camaldoli, erano più boschi di proprietà di frati, di monasteri. Sì. Ecco, non vengono per niente, cioè non c'è un'attinenza con la legislatura, mi dice il fatto della gestione di questi grossi appezzamenti boschivi che no. Comunque erano produttivi. No, sono territori sottoposti a bandito da Ferdinando e poi. Non se ne è proprietà privata, sì. Ecco, dicevo prima degli ufficiali dei fiumi, è interessante questo, che quando c'era un danno grave che richiedeva una grossa spesa di intervento statale, lo Stato risolveva molto bene, perché attivava l'istituto della comandata o fazione, cioè venivano precettati tutti i contadini della zona che per un certo giorno dovevano trovarsi all'alba con tutti i materiali necessari a loro spese, generalmente erano carri con buoi, i buoi e pietre, e fare per tutti i giorni necessari il lavoro gratuitamente. Lo Stato dava loro solo un pasto per il giorno e tutto era spese, lavoro e spese a carico dei proprietari terrieri, dei contadini della zona dove doveva farsi la riparazione. Fu Francesco I, Francesco dei Medici, che cambiò, umanizzò questa legge dicendo che non si potevano pagare questi contadini solo con un pasto, ma d'obbligo lo Stato doveva anche pagargli un salario. Se qualcuno non avesse ottemperato a quest'ordine di presentarsi secondo quanto dettato dalla comandata, si attivava l'istituto della disobbedita e c'era anche lì la galera fino a 3 anni. Senta, professore, posso fare una domanda? Allora, tutta questa legislazione in materia ambientale che ha descritto e di cui c'è stato molti dettagli, secondo lei manifesta una coscienza di tipo ecologico oppure erano soltanto delle norme finalizzate a qualche convenienza del principe? No, no, sono tutte finalizzate. Anche la tutela degli animali, per esempio c'è una legge che proibisce di cacciare le rettili nei mesi in cui sono prede. Sono tutte fatte perché gli animali sono considerati proprietà privata del proprietario del terreno. Quindi tutelare la lepre quando è pregna non è una tutela voluta dal legislatore della specie per le lepri, è perché il proprietario abbia le lepri da cacciare. Questa è sicuramente la finalità. Senza tante spese. Risultano anche disobbedienze dei contadini. Ah, ecco. Sì, il nome tecnico è disobbedienza. Sì. Fino al limite, Montelupo, tutta la zona qui intorno venivano proprio presi, sanguinati. E non venivano pagati. E sottratti, sì. Normalmente si pensa a una sorta di rimanenza delle borghese medievali. Certo. Questo ordine di idee.
ringrazio. C'è qualcun'altra perché approfittare appunto del professor Casciopratini, della conoscenza che abbraccia tanti campi. Allora, ti ringraziamo veramente per questo.